Il gruppo Volkswagen ha avviato i lavori di costruzione della sua prima fabbrica di celle a Salzgitter in Germania, alla presenza del cancelliere tedesco Olaf Scholz. Con effetto immediato, la responsabilità del business globale delle batterie passa alla nuova società PowerCo, alla quale, oltre alla produzione di celle, saranno affidate tutte le attività lungo l'intera catena del valore delle batterie, con inizio della produzione previsto per il 2025. Entro il 2030, PowerCo investirà insieme ai partner oltre 20 miliardi di euro nello sviluppo dell'area di business, genererà un fatturato annuo superiore a 20 miliardi di euro e impiegherà fino a 20.000 persone solo in Europa. In occasione della cerimonia di posa della prima pietra, il gruppo ha presentato per la prima volta il concept della fabbrica standardizzata. Salzgitter fungerà da modello per le fabbriche dedicate alla produzione di celle in Europa e fisserà nuovi standard in termini di sostenibilità e innovazione. La standardizzazione non riguarderà solo le attrezzature, gli edifici e le infrastrutture, ma anche i prodotti, processi e l'Internet of Things. In questo modo saranno realizzate fabbriche che potranno essere rapidamente convertite per ulteriori innovazioni di prodotto e produzione. Ogni fabbrica sarà alimentata al 100% con elettricità da fonti rinnovabili e sarà progettata nell'ottica del riciclo a circuito chiuso. Il gruppo Volkswagen ha anche presentato la cella prismatica unificata, annunciata al Power Day nel 2021. Questa consente l'utilizzo flessibile di diverse composizioni chimiche cellulari e sarà impiegata fino all'80% di tutti i modelli del gruppo. A Salzgitter dal 2025 si produrranno le celle unificate per il segmento di volume. In futuro l'impianto raggiungerà una capacità annua di 40 GWh, sufficiente per circa 500.000 veicoli elettrici. Entro il 2030, il gruppo Volkswagen intende gestire insieme ai propri partner 6 gigafactory in tutta Europa, con una capacità complessiva di 240 GWh. La nuova cella unificata sfrutta le sinergie e ridurrà i costi della batteria fino al 50%. I prototipi prodotti finora hanno fornito prestazioni molto promettenti in termini di autonomia, tempi di ricarica e sicurezza. Requisiti fondamentali per un futuro standard industriale.